Vabbè ragazzi, vediamo subito come pulire il Pandora. Dobbiamo prendere due ciotole, una dobbiamo mettere l'acqua calda o sapone neutro e un'altra dell'acqua comunque a temperatura ambiente. Io le ho prese entrambe comunque da tutta la fontana, che comunque ho fatto questo video che erano verso le 2 e le 3 ed era caldissimo. Ho utilizzato comunque un sapone neutro, un bagnoschiuma che uso normalmente, ma potete usare quello che volete, basta che è neutro. Andiamo quindi a togliere tutti i nostri charms e a metterli all'interno appunto della ciotola con l'acqua calda, compreso anche il bracciale, e li lasciamo in posa per 5-10 minuti. Dopodiché con uno spazzolino andiamo a pulirli per bene, in modo tale da togliere tutte comunque le impurità, e li andiamo a posizionare dentro a quell'altra ciotola con l'acqua fredda e li lasciamo per 1-2 minuti. Dopo aver fatto questo procedimento andiamo a prendere la carta assorbente e andiamo a posizionare tutti i charms e anche i bracciali e andiamo ad asciugarli per bene e li lasciamo comunque per 1-2 ore se avete comunque la possibilità, e li dobbiamo asciugare molto per bene. Io infatti ho preso anche della carta assorbente e l'ho passata appunto nei buchi appunto dei charms in modo tale che si asciugassero per bene. Questo è il nostro Pandora asciutto e pulito, è venuto comunque molto bene la differenza, io non so se da video si nota ma io l'ho notata tantissimo. Se questo video vi è piaciuto lasciate tanti like e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, un bacio!